adesso vedremo cosa potremo fare. Dobbiamo essere un po' fortunati anche in queste condizioni, cioè vedere se ci vediamo fare un tributo diplomatico. Però vediamo, non penso che per la foto. E noi recuperiamo, diamo la linea a Stella Bruno che è con Stefano Domenicali. Per Stefano Domenicali è un momento cruciale perché ovviamente bisogna studiare bene tutti i dati dei computer, capire il metodo e decidere. È veramente sempre difficile per scendere. Sì, anche perché adesso sta davvero sconsolando, dovrebbe smettere, poi dopo dovrebbe riprendere proprio ai momenti della partenza, quindi sono scelte che bisogna fare. Non sono facili, però insomma la pioggia è sempre da un lato un grande rischio, ma può essere anche una grande opportunità, quindi vedendo anche come la situazione del meteo saranno momenti difficili perché si aspettano condizioni davvero molto variabili. Tu qua hai un radar, lo potremmo inquadrare? Sì, sì, è lì. Che segreto? Eccolo qua, lo stiamo vedendo e quindi si vede praticamente l'andamento della pioggia. Si vede l'andamento del... Sì, il tempo sta arrivando, il tempo sta arrivando, quindi vedremo. Noi siamo con Aldo Costa, l'ingegnere della Ferrari che sovrintende a tutte le operazioni qui al progetto della F10 con queste gomme morbide. Nel caso si parte con le gomme morbide, quanto tempo possono durare fino al primo pit stop in caso di asfalto leggermente lungo? Ma credo che dovrebbe essere serbatoio pieno, ovviamente macchine pesanti. Dovrebbero durare, immaginiamo, una ventina di giri al massimo. Ecco, la Ferrari però con pieno carburante a bordo e con gomme dure sul ritmo di gara ha dimostrato nei long run, nelle prove di energia, di andare fortissimo. C'è possibilità di stare dietro alle due Red Bull e magari di batterle in gara?